Siamo qui con la professoressa Chiara Vergnano, che è venuta a presentare il suo progetto per il convegno di oggi, il secondo convegno di Education 2.0. Ciao Chiara, raccontaci il tuo progetto, è una scuola secondaria di primo grado di Padova. Raccontaci il tuo progetto. Allora, la nostra scuola, quella classe è una classe seconda media, composta da 25 ragazzini. Il progetto è legato alla materia, alla disciplina di geografia. Noi abbiamo, in seconda media, bisogna studiare gli Stati europei. E gli Stati europei diventano una noia per i ragazzini. Mari, monti, fiumi, confini, capitali sono noiosi da imparare a memoria. Allora, noi siamo partiti comunque da uno studio più o meno mnemonico sul libro di testo, aiutandoci con Google Earth per localizzare tutto quello che stavamo studiando, e poi ci siamo inventati vari viaggi virtuali tematici. I ragazzini hanno scelto determinati temi con un forte, vivo, vivace confronto in classe. Dopodiché, dopo aver individuato i temi che a loro piacevano, che potevano andare dalle case automobilistiche agli stadi, anche ai musei, ai parchi di divertimento, hanno iniziato a lavorare in gruppo. Hanno condiviso un documento su Google, sui Google Docs, un documento, un calendario e le mappe, sempre le mappe di Google. Quindi in qualche modo avete creato in casa, a costo zero, un piccolo ambiente di apprendimento su cui lavorare al progetto. Assolutamente sì. Hanno lavorato in parte in classe, in gruppi, in parte soprattutto a casa, perché alla scuola media c'è un'ora di geografia a settimana, per cui il tempo era molto poco. Per cui abbiamo esteso, allargato l'orario scolastico. In qualche modo il web ci aiuta anche a allargare i confini non solo dello spazio ma anche del tempo, anche quindi avere più tempo a disposizione per lavorare e portare anche il lavoro e la collaborazione dei ragazzi anche a casa. Assolutamente sì, assolutamente sì. In questo modo loro si contattavano via chat, soprattutto sia chat vocale sia chat scritta, e condividevano il documento, e sul documento hanno iniziato a progettare il viaggio, quindi a cercare gli hotel, a cercare innanzitutto le mete veramente, e a litigare anche a volte, ad avere insomma litigi, contrasti anche forti, e come nella realtà assolutamente. Tante volte è intervenuto l'insegnante, magari se è presente online, pure chiamato via chat per mediare questi contrasti, perché ce ne sono stati. Dopodiché hanno iniziato a stendere una scaletta del loro viaggio, che doveva durare 10 giorni, secondo le indicazioni date da me. Scaletta, destinazioni, quale hotel, quali mezzi di trasporto, anche partendo tutti da Padova. Quale il ritorno, quando, la stagione dell'anno, mica si va da tutte le parti, in tutte le stagioni, bisognava trovare la stagione adeguata. Quindi poi si sono condivisi una mappa su Google e hanno tracciato l'itinerario, cercando poi i vari luoghi delle città da visitare, inserendo fotografie, link, descrizioni, e così hanno progettato il viaggio, che poi hanno illustrato alla classe. Durante l'estate poi hanno raccontato nel blog di classe che cosa avrebbero fatto in determinati luoghi se fossero davvero andati lì in vacanza. La cosa bella è che alcuni ragazzini ci sono davvero andati, dopo non hanno seguito interamente il loro viaggio, però alcuni genitori li hanno portati in alcuni dei luoghi che avevano davvero in vacanza. Immagino che sia stata per loro una grossa soddisfazione, e anche per te probabilmente. Sì, per me sicuramente, ma anche quanto è replicabile questo modello? Secondo me è assolutamente replicabile. L'unica necessità è che i ragazzini abbiano internet a casa. Questo forse può essere l'unico limite. I miei ragazzini ce l'avevano. Ovviamente internet a scuola, ma anche internet a casa. Per il resto i Google Docs sono assolutamente usabili e di una facilità assoluta. I ragazzini lo sanno usare, anche se l'insegnante è in difficoltà, i ragazzini lo sanno. Bisogna avere un accorgimento, cioè chiedere assolutamente una grande responsabilità, cioè che i genitori siano assolutamente responsabili. Quindi un coinvolgimento della famiglia nell'utilizzo della tecnologia a fini didattici. Anche perché comunque è una cosa che andrebbe fatta comunque, anche non per fine di anno. No, comunque, esatto. A maggior ragione, avendo loro 12-13 anni, bisogna che i genitori siano responsabili. Non può esserne responsabile l'insegnante, perché l'insegnante a casa non c'è. E Google, almeno il sistema che abbiamo usato noi, non è protetto, non è chiuso, ma l'account di Google può essere insomma usato in qualsiasi modo dai ragazzi. Quanto utilizzare degli strumenti di questo tipo aiuta ad avvicinare gli studenti e gli insegnanti, cioè a creare diciamo un gruppo coeso, senza avvertire delle differenze? Aiuta tantissimo. Il pomeriggio, quando io entro nel mio account Google anche per lavorare per conto mio, e loro mi vedono
verde, vedo il mio bollino verde, vedono che sono in rete, arrivano sempre chat, anche solo di saluto, prof come sta, buongiorno, oppure anche di richiesta di aiuto, per cui certo che c'è l'insegnante, ci sono i ragazzini, però in realtà l'insegnante si avvicina di più ai ragazzini. Quindi stiamo dicendo che anche l'utilizzo di uno strumento sincrono è molto importante dal punto di vista didattico. Assolutamente sì, ci vuole un po' di disponibilità dell'insegnante, però è un grande piacere, davvero un grande piacere. Da quello che mi ricordo, i ragazzi poi hanno anche attivato dei percorsi autonomi, cioè si sono creati i loro blog, quindi diciamo che il lavoro è andato avanti anche in maniera autonoma, indipendentemente dalle indicazioni del docente. Sì, assolutamente sì, loro hanno e continuano a condividersi i compiti, tanto per cominciare, e non copiano, nel senso non c'è il ragazzo che li fa e tutti gli altri che li copiano, sarà capitato sicuramente, però collaborano, hanno imparato davvero a collaborare, ad aiutarsi, a mettere in condivisione che sia l'esercizio di analisi logica o che sia il problema, loro può capitare che lo mettano in condivisione, e lo stesso si sono creati loro autonomamente dei blog personali, cioè personali poi condivisi con alcuni compagni, anche dei siti sempre su Google Sites, per cui hanno, diciamo che il mio è stato un avvio e loro hanno ricevuto con grande facilità. Assolutamente. Che cosa miglioreresti del tuo progetto invece, che cosa è la cosa che ti fa essere più orgogliosa di averlo fatto in questo modo? Allora, orgogliosa sicuramente è il fatto che loro abbiano capito, sperimentato che collaborare significa anche imparare di più. Aiutare l'altro non significa solo aiutare l'altro, ma anche aiutare se stessi nell'imparare di più. E questo loro non l'avevano capito, non l'avevano scoperto, erano molto individualisti all'inizio, in prima media. Ora si aiutano. L'aspetto della collaborazione, della cooperazione, della condivisione. Assolutamente sì. Cosa cambierei? Quello che cambierò quest'anno, nel senso che a questo punto con i continenti extraeuropei faremo un lavoro simile, anche se non identico, ma non partiremo più da uno studio mnemonico precedente del testo, partiremo proprio allo sbaraglio. Direttamente. Voglio provare, sì, quest'anno sì, proveremo. E se dovessi riassumere il tuo progetto con uno slogan? Direi proprio collaboriamo col punto esclamativo. Grazie mille, Chiara.